La collaborazione tecnico-economica fra l'associazione Belluno Ciacche e Telebelluno ha permesso di realizzare il cortometraggio Istinti Opposti, che tratta un tema di grande attualità, il conflitto di interessi tra uomo e natura. Si tratta di un lavoro che ha coinvolto i soci fin dalle prime fasi di scrittura. Abbiamo infatti voluto dare la possibilità ai nostri associati di fare un po' di pratica in tutte quelle che sono le varie fasi necessarie alla realizzazione di un film. Quindi la scrittura della sceneggiatura, le riprese, il montaggio e perfino la colonna sonora è stata composta da un nostro socio. Il risultato è un cortometraggio della durata di circa mezz'ora che ha uno scopo, quello di fare riflettere lo spettatore sulla tematica dell'inquinamento ambientale. Il titolo ha istinti opposti. Ci sono infatti da una parte l'istinto dell'uomo che per perseguire il suo benessere, il progresso, tende a modificare l'ambiente in cui vive. Dall'altra parte c'è la natura che si sente attaccata e sfruttata e a modo suo reagisce e cerca di difendersi. La trama del corto viene sviluppata su due piani, un piano reale e un piano metafisico. E il piano reale si svolge prevalentemente all'interno di un'officina dove ci sono due fratelli, due delinquenti, che hanno messo in piedi un giro illecito di raccolta di rifiuti tossici sotto la direzione di un boss locale. Nel piano metafisico questi delinquenti diventano dei cacciatori, la cui preda è la natura. Location principale è la foresta del Cansiglio, che abbiamo scelto proprio perché è una delle risorse ambientali più importanti della nostra regione. Qui in particolare abbiamo girato delle scene con dei lupi. Abbiamo chiamato un'allevatrice di lupo cecoslovacco che è arrivata in foresta con 8 lupi e per noi è stato molto suggestivo. Altre location interessate alle riprese del cortometraggio sono le fontane di Nogaré e il bus del Buson, altro posto spettacolare della nostra provincia. L'intento della nostra associazione è poi quello di presentare questo progetto anche alle scuole, quindi vorremmo proprio proporlo alle scuole medie e superiori della provincia e far riflettere i ragazzi sul tema appunto dell'inquinamento ambientale. Il cortometraggio verrà trasmesso sabato 14 alle 20:45, domenica 15 alle 15 e sabato 21 alle ore 14.